Una persona effettua una telefonata alla centrale operativa di emergenza, segnala che è esplosa una bombola di GPL da campeggio e che una bambina è rimasta gravemente ferita. A seguito di questa chiamata, immediatamente vengono inviati sul luogo 2 ambulanze, un camion dei vigili del fuoco e 3 auto della polizia. Spoiler! Tutto falso! Non è vero niente! E non me lo sto inventando! È stato addirittura documentato dall'amico youtuber Reporter Marco. Vi lascio questo video sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, indignatevi, poi tornate! Perché di questo oggi voglio parlarvi. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2017, attivi nell'emergenza. Oggi vi parlerò del procurato allarme presso l'autorità. Abbiamo parlato dell'importanza di effettuare una chiamata di emergenza e di spiegare correttamente qual è la situazione di emergenza, perché in questo modo è possibile mandare molto velocemente i soccorsi che sono necessari. Cosa significa quando effettuate una chiamata di emergenza e mandate i soccorsi? Significa che nel momento in cui avete effettuato la segnalazione, alcuni mezzi di soccorso saranno presi dalla sede in cui si trovano e inviati sul luogo dove c'è un'emergenza. In questo modo questi mezzi non saranno temporaneamente disponibili per poter effettuare altre emergenze. Quindi, quando ci sono altre emergenze, saranno inviati altri mezzi sino a quando ce ne sono disponibili. Se in una città sono disponibili, non so, mettiamo 10 ambulanze, le prime 10 chiamate di emergenza saranno servite pressoché subito. A partire dall'11ª chiamata di emergenza bisognerà vedere qual è l'ambulanza che si sta liberando e appena si libera mandarla sul posto. Se la situazione è molto grave, eventualmente decidere di andare a chiedere un'ambulanza in un'altra provincia, se necessario. Per questo è molto importante che le chiamate di emergenza si riferiscano a vere emergenze, ma purtroppo vi sono delle persone che io posso solo definire dei criminali, e in fondo sono dei criminali, anche secondo la normativa vigente, che invece trovano molto divertente chiamare le centrali operative e allertare la richiesta di soccorsi segnalando emergenze che non esistono. Ora tutto sta a capire qual è la gravità immensa del segnalare un'emergenza quando l'emergenza non esiste, perché voi in questo modo non fate solo perdere tempo all'operatore che vi risponde al telefono, bensì fate muovere dei mezzi per andare in qualche posto, in una grande città, possibilmente per andare dall'altra parte della città, e quindi occupate dei mezzi per parecchio tempo, togliendoli, quei mezzi, alla possibilità di intervenire in occasione di una vera emergenza. Questa è una cosa di una gravità enorme, talmente grave che in Italia esiste il reato di cui è l'articolo 658 del codice penale, che si chiama procurato allarme presso l'autorità, che copre esattamente questo caso. Segnalando pericoli, emergenze inesistenti, persone in pericolo di vita, si movimentano uomini e mezzi senza nessuna ragione. Questa situazione può essere molto pericolosa, perché, come ripeto, far movimentare dei mezzi e andarli sul luogo di un'emergenza che non esiste li toglie dalla necessità di andare in un luogo di un'emergenza che esiste, e questo può provocare danni a quell'emergenza. Far spostare delle ambulanze per arrivare in un posto dove non c'è nessuno, nel frattempo c'è magari da un'altra parte qualcuno che è ferito, che ha veramente bisogno di quell'ambulanza, può letteralmente significare la differenza tra la vita e la morte. Per questo la legge punisce gravemente chi si inventa un'emergenza e con questa invenzione fa muovere uomini e mezzi. Naturalmente il procurato allarme presso l'autorità non si realizza esclusivamente effettuando una chiamata alla centrale operativa per segnalare un'emergenza inesistente. Una persona può essere abbastanza matta da segnalare un'emergenza inesistente fermando un'auto della polizia per strada, segnalando che c'è una situazione e questa situazione non esiste completamente. È sempre procurato allarme presso l'autorità. È importantissimo ricordarsi che non si gioca con la sala operativa, è importantissimo ricordarsi che quando c'è un'emergenza bisogna segnalare un'emergenza, ma quando non c'è un'emergenza non bisogna inventarsi questi giochi, perché non solo si commette un reato, non solo si rischia di andare in carcere, ma si rischia di fare danni molto grossi, perché si tolgono dei mezzi dalla possibilità di intervenire dove c'è veramente un'emergenza. È importantissimo ricordarselo. Chiamate la sala operativa e chiedete soccorso solo quando c'è un'emergenza. Bene, io sono Grizzly, con questo video si conclude il ciclo di Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2017. Se avete dei dubbi, se avete delle domande, fatele tranquillamente sui commenti oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Io sono Grizzly, noi ci vediamo da domenica prossima con le normali puntate di Diario di Viaggio on the road. Per il momento, di nuovo, grazie per avermi seguito sino a questo momento. Ciao a tutti, ricordatevi di seguirmi su Twitter, su Telegram e su tutti i social, e ci vediamo alla prossima!